Mostra Valentina Movie a Roma, siamo con la moglie di Guido Crepax. Luisa, qual è l'emozione di essere circondata da tante opere di suo marito? Sempre un'emozione, nel senso che, per esempio, io mi sono accorta che i giovani adesso non conoscono Valentina. I conoscitori e gli ammiratori di Valentina sono più persone della mia età che non i giovani di adesso. Ma quando abbiamo fatto a Milano 2 anni fa una bella mostra anche lì alla Triennale di Milano, c'erano molti studenti della vicina università che venivano a vedere e stavano ad ascoltare, per esempio, me che spiegavo a degli amici che cosa succedeva in una certa tavola, in una certa storia. E un po' alla volta vedevo che si incuriosivano, però purtroppo c'è stata una cesura tra gli anni 70, 80, quando tutti i giovani leggevano Valentina, e i giovani di adesso. Infatti adesso la casa editrice Salani sta ristampando i libri di Valentina, che io e mio figlio annotiamo. Sono dei piccoli libri, ma con delle note che raccontano, perché è importante vedere che cosa c'è dietro a un certo disegno, una certa impaginazione. C'è sempre qualcosa di più da raccontare. A proposito di raccontare, ho raccontato tante volte questo triangolo artistico onirico tra Guido, Louise Brooks, lei, moglie di Guido, insomma, un rincorrersi, certo, di miti. Ma io ho scritto un pezzo dove dico che anche prima di Louise Brooks c'è una donna che forse andrebbe messa in cima a questo albero genealogico, e che è questa scrittrice Lou Salomé, che è stata amica di Nietzsche, di altri personaggi importanti, a cui si è in fondo ispirato poi Pabst, quando con la Louise Brooks ha girato il primo film, e ha contribuito a diffondere questo personaggio, insomma. Cioè, è importante che ci ricordare anche quest'altra donna. Era una scrittrice, una donna affascinante che ha sedotto un sacco di intellettuali del suo tempo, e però insomma è stata fondamentale, ecco. Un'ultima domanda: siamo in un'epoca in cui il nudo della donna è spesso collegato a una volgarità estrema e una caduta di stile. Invece Guido aveva una fantastica lezione di sensualità, nudo, di donna, ma grande classe. Qual era il suo segreto, la sua lezione? Ma secondo me è questo. Se io osservo una tavola di Guido dove c'è anche del nudo, delle scene erotiche, così, vedo che non è che lui fosse come uno assatanato che voleva, si divertiva a disegnare queste cose. Lui mette, è come un regista che dispone il corpo di Valentina, cosa, per creare una pagina. Quello che a lui interessava era la bellezza e la costruzione della pagina, e spesso, appunto, anche in un libro come L'Histoire-d'eau, che forse è quello più spinto che Guido ha fatto, se lei osserva c'è questa attenzione alla disposizione dei corpi, che quindi rivelano non un momento di frenesia erotica, ma proprio un'attenta lettura di quello che stava facendo.